Io sono Federico Gori, sono un appassionato appunto del mondo console, computer e formati video strani. Diciamo, sono un aspirante regista e come lavoro, diciamo, come secondo lavoro invece faccio riprese e montaggi. Per cui, niente, quindi questo è un po' quello che faccio. Ho questa passione fin da ragazzino, quindi fin da bambino in casa avevamo un Commodore 64 e un 8088 e da lì è partita. Sono più appassionato che collezionista, però comunque sì, ho anche un sacco di macchine, ho praticamente quasi tutte le console prodotte da Sega, tranne magari qualche modello particolare, diciamo diverse macchine considerate oscure perché sono macchine magari particolarmente fallimentari tipo il Jaguar, il CDI o il 3DO, insomma, l'Amstrad GX 4000, insomma, macchine che oggi non si ricorda nessuno, però insomma, qualcuno ancora ne parla, ecco. E no, appunto, diciamo fin da piccolo, appunto, giocando col Commodore 64 o con l'8088 che avevamo a casa, già un po' mi piaceva molto, diciamo, questo tipo di cose. Poi, fin da bambino ero appassionato di film, soprattutto film d'animazione, insomma, quindi poi questa cosa si è sposata un po' anche col cinema, quindi ho vissuto poi da ragazzino tutta l'epoca dei giochi in full motion video e quindi da lì un po' è nata questa passione diciamo, cioè, si è un po' unita la passione. Infatti i giochi molto scenici e cinematografici mi piacciono un sacco da questo punto di vista. E la passione poi è esplosa, poi dopo, quando arrivò un Pentium 120 a casa, era il 96, e da lì in poi, diciamo, sì, è andata avanti, ecco, è andata avanti, e poi dopo sono passato anche alle console. Prima io le console non le ci giocavo da amici, ma non le utilizzavo, insomma, a casa. No, oggi, diciamo, quello di cui parlo io è il Sega SC3000, che è l'unico computer fatto da Sega, praticamente, che è una versione computer del Sega SG1000 e della sua revisione dopo, che è il Mark II. In realtà è identico, cambia soltanto la confezione. Quindi praticamente è un Mark II con la tastiera, la possibilità di attaccarci varie periferiche esterne, eccetera. È un sistema che è uscito in Giappone e in Europa, però diciamo non credo sia arrivato mai neanche in America, se non mi ricordo male. Però insomma, ed è un sistema che è molto difficile oggi da trovare. In Giappone ha vissuto abbastanza fino all'80. Le ultime cartucce sono uscite, mi sembra, tra l'86 e l'87, quindi già in piena epoca Sega Mark III o Master System, insomma. Mentre da noi invece poi è morto prima. Però insomma, una piccola fetta di appassionati ancora, insomma, ancora ce l'ha, ecco. È un computer che è basato appunto sulla tecnologia 8-bit. È appunto lo stesso hardware dell'SG1000, che è un hardware non tanto dissimile, dicevano, da quello, diciamo, dei primi computer degli anni 80, per cui Spectrum, eccetera. È un hardware chiaramente che rispetto a già a un Commodore 64, eccetera, è più limitato, però offre delle soluzioni interessanti comunque. Ed è, insomma. E poi lì sopra è stato un po' il banco di prova di Sega per passare poi a sistemi più complessi. Ecco, quindi questa è la cosa importante. Esternamente, diciamo, allora, ci sono varie varianti di colore, esatto, che tra l'altro troviamo anche qui a uno stand, lo vedrete poi nel video. Praticamente, appunto, è molto simile a un computer dell'epoca, quindi a un case che solitamente è nero, con la tastiera sopra, con i tasti in gomma, e con la scritta SC3000, appunto, Siga, eccetera. Poi ci sono varie varianti, appunto, c'è quello rosso, insomma, ce ne sono tantissime, alcune sono estremamente rare, tra l'altro. Questo computer si differenzia dagli altri perché in realtà, appunto, è proprio un punto d'unione tra un computer e una console, perché in pratica, detto, è la versione computerizzata dell'SG1000 e del Mark II, insomma, che era l'evoluzione. Per cui praticamente rappresenta un po' un punto d'incontro tra i due mondi, ecco, tra quello computer e quello console. Quindi diciamo è adatto per giocare, però sopra ci si può anche programmare. Infatti veniva, diciamo, fornito con la cartuccia per il Basic e tutto il resto, quindi comunque è un vero e proprio computer. Per cui diciamo è peculiare da questo punto di vista qui, insomma, è interessante. Il Basic dell'SC3000 era anche piuttosto avanzato, aveva delle caratteristiche già più, diciamo, più avanzate rispetto a quelli base dell'epoca, quindi questo già,
era una cosa che poteva aiutare diciamo, nello sviluppo comunque di software, eccetera. Purtroppo, come si dice appunto, la scarsa disponibilità di queste macchine in Europa, ne ha limitato molto il mercato. Per cui, diciamo, per questo motivo qui, purtroppo, a oggi è piuttosto raro e difficile da trovare. Però sicuramente se qualcuno appunto riesce a recuperarne uno in buone condizioni, è un sistema molto interessante. E poi comunque da un punto di vista di giochi ha comunque una discreta libreria. Quindi non è niente di eccezionale, per dire, non è il Master System, però è un buon sistema. Per quanto riguarda i giochi, diciamo sull'hardware, appunto, pur considerando che rispetto, per esempio, perché se non mi ricordo male, l'SG-1000 è uscito in Giappone lo stesso giorno del Famicom, e a livello di prestazioni, perché è dell'83 il Famicom, pardon, che è la versione giapponese del NES, a livello di prestazioni, ovviamente, in comparazione, insomma, perde su tutta la linea abbastanza, nel senso è molto più primitivo. Però comunque nel tempo sono riusciti a usarlo per diverse cose interessanti e sono riusciti a ampliare poi la capacità appunto delle cartucce e tutto il resto, per cui diciamo da un punto di vista tecnologico comunque pur essendo più arretrato, però era comunque qualcosa di interessante. Diciamo che Sega ha preso un po' le misure per poi appunto fare il salto di qualità col Mark III, che poi è diventato da noi il Master System. Allora, da un punto di vista di vita post-mortem, quindi di persone che ancora oggi ci lavorano, la comunità, soprattutto quella europea, è molto piccola, per cui diciamo non si è visto tantissimo, anche perché tra l'altro appunto per buona parte era sfruttato appunto, cioè diciamo il sistema andava appunto con le cartucce, mentre il tape, quindi il nastro, cioè, non è che si trovasse particolarmente bene, per cui diciamo anche salvare i programmi, eccetera, era difficoltoso. Oggi comunque un po' più diciamo un po' più di visibilità ce l'ha grazie a qualche sistema appunto di programmazione appunto di moderna, se vogliamo. Mi sembra ci sia anche il supporto per delle per insomma per un supporto insomma i supporti di memoria esterni, come si fa oggi con Commodore 64 e altri. Mi sembra ci sia anche per l'SC3000, non mi ricordo male, e qualcosina sopra mi ha detto appunto il principale esperto italiano, che è Giancarlo Neglio, mi ha detto effettivamente qualcosina sta cominciando a arrivare. Ancora è, insomma, la scena è abbastanza tiepida, però qualcosina c'è, insomma, sta arrivando almeno. 今日ついに僕のものになった。セガのパソコンは豊富なソフトが楽しめ、しかもハードキーで 33,800円。 Come ho detto, se non mi ricordo male, in America non credo sia mai arrivato. È arrivato in Giappone e appunto in Europa, mi sembra anche in Australia. Credo che l'SG-1000, che era appunto la console da cui poi si è evoluto, si è arrivata in qualche unità anche in Europa, ma non mi ricordo. Ma praticamente è successa una cosa strana, cioè che gli bruciò praticamente un capannone dove li avevano stoccati prima della vendita, una cosa molto particolare. Per cui diciamo fu venduto pochissimo. L'SC3000, un po' più di diffusione, effettivamente ce l'ha avuta, però un po' diciamo si è perso nel mercato home computer dell'epoca. Comunque appunto vedeva Commodore 64, Spectrum, MSX, Amstrad CPC, eccetera, eccetera, per cui c'era tanta varietà, non è che spiccasse in modo particolare, per cui da questo punto di vista si è diffuso il giusto, ecco. In Giappone, appunto, è stato più utilizzato, tant'è appunto fino all'80, 86, 87, ancora continuavano a uscire i giochi su cartuccia, per cui c'è già una libreria più ricca rispetto alla nostra. Il valore che ha oggi un SC3000 dipende molto, chiaramente, come dicevo prima, dalle varie varianti. Ci sono alcune varianti proprio soltanto come colorazione della, diciamo, dell'esterno, dell'involucro, e quelle sono molto costose. Normalmente, diciamo, le unità variano di prezzo a seconda della condizione, più o meno tra le 180 e le 300-400 euro, dipende molto come in che condizione è tenuto, la scatola, manuale, eccetera. Da un punto di vista storico, appunto, è stato una piccola defiance di Sega, che
che appunto è andata sul mercato home computer, che era un mercato che all'epoca era nascente, effettivamente ha tentato di fare, di seguire questa strada. Da lì in poi non ci hanno più provato, tranne quando hanno preso l'accordo con Amstrad in Europa per fare il Mega PC, che è un computer e un Mega Drive insieme, che in Giappone si chiama, non mi ricordo, Terra Drive si chiama in Giappone, per dire, però quello è stata, cioè era un diciamo un computer affiancato a un Mega Drive. In questo caso qui invece sono proprio andati su un sistema proprio separato. È stato un piccolo esperimento, non ha portato appunto grandi frutti, però gli è servito un po' per prendere le misure anche per il resto dello stile e della diffusione che hanno avuto poi sul mercato. Diciamo, considerando che è un sistema che non si trova facilmente, l'avevo dato per perduto. Invece qualche mese fa ho avuto un'occasione da una persona che conosco, aveva un amico insomma che ne aveva ritrovato uno, tra l'altro usato anche pochissimo, e diciamo mi ha fatto la classica offerta che non si può rifiutare, perché io se no non avrei mai pensato neanche di comprarlo. E effettivamente ho accettato, e quindi insomma ne sono diventato un fiero possessore. Ecco, ancora appunto devo approfondire un po' i vari aspetti, perché appunto è poco tempo che ce l'ho, però devo dire che è una macchina interessante, secondo me riserva diverse sorprese molto molto carine.